Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e come promesso oggi vi faccio la farm di carta. E guardate un po' chi c'è. Ciao Gianco, oggi verrai a darmi fastidio? No, ti do una mano. Ok, andiamo. La farm la faremo qui, in questa zona qui. Quindi, come prima cosa, andremo a scavare 5 blocchi per 5. 5 per 5 quanto fa? 25. Bravo, sei promosso in matematica. No, che stai a fare? Basta, 5 per 2. 15, 5 per 5. Era un test. Qui faremo un buco 5 per 2. Così. I materiali sono questi. No, ho sbagliato Shulk. I materiali sono questi. Allora, ci servono 5 osservatori, 5 pistoni, 5 bauli, 5 tramogge che ha appena rubato Genko, li metti a posto, un carrello da miniera con tramoggia, della sabbia, una leva, canna da zucchero, binario alimentato, dell'acqua e poi ovviamente dei blocchi per decorare la farm a vostro piacimento. Per prima cosa posizioneremo delle casse che andranno a raccogliere le nostre canne da zucchero. 1, 2, 3, 4 e poi 5. Collegate a queste 5 casse metteremo le 5 tramogge. E 5, perfetto. Ovviamente ve lo dico sempre in ogni video, fate un test e vedete se il materiale che gettate all'interno entra nelle casse. Grazie Genko, c'è un assistente, perfetto, è qui all'interno. Okay. Una volta fatto questo andremo a posizionare i nostri binari alimentati sopra le tramogge. 1, 2, 3, 4 e 5. Perché alimentati non bastano quelli normali? Alimentati perché avremo poi questo carrello da miniera con tramoggia che andrà avanti e indietro. Infatti io adesso lo posiziono qui, prendo una leva e aziono i binari. Vedi? Abbiamo questo binario che farà avanti e indietro, che raccoglierà la nostra canna da zucchero. Ci sei? Sì, sono. Adesso a questo punto cosa facciamo? Cosa facciamo? Se non lo sai tu, cosa facciamo? Ovviamente un classico, io ho sempre l'inventario pieno. Guardate quanti. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Qui sopra andremo a mettere la sabbia. Sopra il legno. Qui 1, 2, 3, 4 e 5. Tu dirai, perché non cade la sabbia sotto? Me lo perché sono domandato anche io. Che ci sono sotto. Aspetta. Aspetta. E ripeto la domanda: perché la sabbia non cade di sotto? Perché sotto ci sono i binari. Quindi conta. Bravissimo, tu sì che sei intelligente. Allora, grazie. E abbiamo a questo punto, vedi, il binario sotto, lo guarderei per ore, che va avanti e indietro. Sopra la sabbia metteremo le canne da zucchero. Per poter mettere le canne da zucchero qui sopra abbiamo bisogno dell'acqua, quindi faremo una struttura. Signor capitano, che sono io il capitano. Dove bisogna mettere l'acqua?
Bella domanda. Allora, l'acqua per poter far crescere le canne da zucchero va posizionata a fianco alla sabbia. Quindi andremo a fare una struttura a ferro di cavallo, così. E voilà. Prendiamo i secchi d'acqua e Un po' di ci frutta. creeremo l'acqua infinita. Così. Sì, Pensa se fosse nella realtà così. ci sarebbe più la sete in Africa. A questo punto possiamo mettere le canne da zucchero sopra. Allora, la leva per comodità la mettiamo qui a scomparsa. La mettiamo qui posizionata. E finiamo con la decorazione così. Genko, hai finito di giocare? No, volevo vedere una cosa. Ok. A questo punto, non so se ho abbastanza blocchi di mangrovia, ne facciamo altri. Perché adesso ci andremo ad alzare di due. Così. Poi qui chiuderemo l'acqua, così, e qui alzeremo Ancora di uno. ancora di uno. Perfetto. Dunque, adesso che cosa dobbiamo fare qui? Bravo, Dobbiamo posizionare i pistoni. andiamo a creare quindi il meccanismo. Allora, No! andiamo a L'avevo bravo. filata! Hai vinto una bistecca. Allora, qui metteremo i nostri 5 pistoni. Posizionati 1, 2, 3, 4 e 5. Poi, sopra ai pistoni, andremo a mettere gli osservatori. Qui c'è poco spazio. Ok. Dunque, ecco gli osservatori. Mi raccomando, gli osservatori sempre rivolti con la freccia verso di noi, non come ho fatto io adesso. 2, 3, 4 e 5. Ora, dietro gli osservatori andremo a posizionare la redstone, così. A questo punto, finiamo appunto di decorare come più ci piace. Qui la parte del meccanismo, ovviamente, se vogliamo, la possiamo chiudere con delle botole. E 5. Queste le andremo a togliere. Perfetto. Ok, ragazzi, a questo punto qui davanti andremo a chiudere in modo tale che se i pistoni spingono la canna da zucchero non fuoriesce all'esterno, ma va a finire nelle tramogge e quindi nelle casse. Possiamo anche chiudere in modo da non vedere il meccanismo e aprire all'occorrenza quando vogliamo. Per andare a fare un po' più di illuminazione, metterò un paio di glowstone qui sopra in modo tale che cresceranno anche di notte. E L'occhio niente, glitchato. il gioco è fatto, Genko. Sì, infatti è glitchato. Adesso aspettiamo un pochino e vediamo il loro funzionamento. E voilà ragazzi, la farm è funzionante. Quindi vi lascio con questo video, alla prossima. Mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi. Anche il mio arg. Ciao.